passione e una grande voglia, ecco, di esserci. E ci sta una lacrima quando finalmente riusciamo davvero a coronare un grande sogno che è stato quello della vittoria. Io sono molto contento perché Roberto Gambino è una persona eccezionale che è voluto bene da tanti e che soprattutto ha anche grande rispetto da tantissime persone, e lo ha avuto anche dagli avversari, e questo mi è piaciuto. Quindi, come dire, spero che farà il bene per Caltanissetta. Io lo dicevo poc'anzi, io lo aiuterò, gli starò accanto, gli darò consigli e soprattutto cercherò di essere quel collegamento fra la regione e il governo nazionale che a questa città serve tanto. Però ovviamente tanti voti, tanta gioia, ma anche tanta responsabilità e tanto impegno, quindi, per cui dobbiamo cominciare a fare. Io farò la mia parte, darò il mio contributo a questa comunità che amo, nella quale sono cresciuto, che mi ha regalato tante emozioni sempre, e comincerò a fare. Già stamattina ero lì che cominciavo a dire: adesso facciamo un incontro con quelli dell'ANAS, voglio portare Roberto a Roma a parlare con Di Maio, facciamo scendere il ministro Costa, il problema della discarica, il parco nazionale dell'antenna Rai, un sogno che si potrebbe realizzare ad esempio. Insomma, ci sono tante cose da fare, il ministro Bonisoli per levare, il ministro del levare, insomma, ce l'ha da lavorare. Io vorrò fare questo accanto a quello che chiaramente poi l'amministrazione dovrà fare in maniera normale, perché questa città deve riprendersi il decoro, tagliare l'erba, raccogliere l'immondizia, le cose normali, ovvie, che ormai sembrano delle cose straordinarie. Questa città ha bisogno di normalità innanzitutto, quindi ripartiamo da questo e soprattutto ripartiamo da tanto entusiasmo e da tanta bellezza che finalmente possiamo cominciare ad avere. Ed è ovvio che questa è una grande sfida, qui ci giochiamo tutto, ci giochiamo la faccia, il cuore, il coraggio di metterci le cose ogni giorno. Vedremo come andrà. Io già ho sentito qualche consigliere comunale di opposizione, sono tutti pronti, diciamo, a collaborare per il bene, a fare un'opposizione nel merito. Se le cose saranno giuste, loro saranno dalla nostra parte, se ovviamente per loro saranno sbagliate, nel merito, denunceranno e faranno opposizione anche dura, anche rigida. Va bene, mi piace, perché è quello che facciamo noi come Movimento 5 Stelle all'Assemblea Regionale Siciliana. Non per partito preso, ma sul merito delle cose. Questo significa avere una maturità politica per riuscire ad affrontare, e a me piace. Se ci riusciamo a confrontare su questo, troveremo i punti d'intesa per poter finalmente portare Caltanissetta fuori da un guado. Io in questi anni ho registrato sempre una cosa: il gruppo consiliare di maggioranza va ad una velocità più lento rispetto a quello che poi fa invece l'amministrazione. L'intelligenza vuole che bisogna colmare questo gap in maniera tale da poter fare questo. Io a Roberto Gambino ho consigliato: fate partecipare il capogruppo alle riunioni di giunta, non tanto perché deve spiegare, ma quantomeno perché così almeno è informato quello che fa. Se riusciamo a mettere a punto tutte queste situazioni qua, possiamo fare tante cose importanti. Ma lì sarà determinante il Presidente del Consiglio e il capogruppo. Sono due figure fondamentali che ovviamente adesso il gruppo dovrà scegliere.